Beh, il libro, appunto, Etnografia del quotidiano, parte da un'osservazione che in fondo è fatta non tanto appositamente per una ricerca, ma dal fatto di vivere nella società di cui parlo. Quindi tratta, nella maggior parte, ecco, dei saggi scritti proprio di casi italiani, come per esempio un certo venire meno della presa di responsabilità delle istituzioni, come per esempio il venir meno del concetto di servizio pubblico, ecco, usando l'esempio, tra virgolette, etnografico del treno, ecco, come in fondo il cambiamento del trasporto ferroviario sia una metafora della divaricazione di valori e soprattutto di reddito che sta avvenendo nella nostra società, o ancora come per esempio una cerimonia come la parata del 2 giugno mette in luce come lo Stato si percepisca e si voglia far percepire come un apparato bellico, soprattutto dove a prevalere è l'aspetto del militare, del bellico, della guerra sul civile, sulla società civile. È un tentativo di leggere degli aspetti della nostra società, degli aspetti consuetudinari, come il viaggiare il treno, la cerimonia del 2 giugno, la parata nazionale o certi aspetti della politica con un occhio che è quello dell'antropologo, cioè il provare a allontanarsi, estraniarsi un attimo e vederli con l'occhio esterno per cercare di capire quali sono i meccanismi che stanno dietro, cioè il pensiero che sta dietro a certi atteggiamenti, a certe scelte o a certi comportamenti di personaggi importanti o di istituzioni, per avere uno sguardo, diciamo, diagonale sulla nostra società dell'oggi e del qui. Beh, credo che l'antropologia, con il suo bagaglio di etnografia ormai accumulata in tutti gli angoli del pianeta, possa portare da un lato uno sguardo nuovo e un nuovo livello di comprensione della nostra società, cercando appunto anche degli appigli nelle altre società, negli aspetti sociali e culturali delle altre società. E proprio attraverso questo sguardo nuovo e basandosi sulle conoscenze, sull'esperienza di altre comunità, di altri modelli culturali, beh, forse questo grande archivio dell'antropologia può portare a delle proposte, a delle soluzioni o delle innovazioni che escano un po' dai soliti schemi previsti proprio perché arrivano da fuori, sono esterne e possono portare un po' una sorta di ventata d'aria fresca in schemi ormai a volte consolidati, se non consumati o arrugginiti dalla consuetudine, dalla scarsa capacità di uscire da certi binari.